Buongiorno, buonasera, qui Shadow Yoshi e siamo su una nuova puntata di Fire Emblem Midori. L'ultima volta abbiamo fatto una breve introduzione, fatto il prologo. Per fortuna non abbiamo dovuto vedere la storia perché chiaramente è tutto giapponese, io non sono Eva. Oggi ho sbagliato tasto, vaffanboia. Ok, capitolo 1. E qua la mappa è già diversa. Oh, Cecilia! Questa è Cecilia, sempre di Binding Blade. Oh. Non posso che aspettarmi che finisca male. E Breghe ovviamente imbroglia. Ma per favore. Questo imbroglia ancora di più. Ma a zero di critico. È una percentuale di precisione patetica. Pazzesco. Però sembra essere ancora viva. Ok, vediamo. Intanto bisogna tenere a mente che arriveranno alcuni bastardi da qua. Ed è il caso di intrattenerli a dovere. Quindi, per adesso, Sote si dirigerà verso quella fortezza lì. Breghe si accorge di noi. E abbiamo Bors. Allora, abbiamo Lance, che come già detto prende il posto di Franz. Non ha neanche la forza per tenere una spada in maniera decente, quindi dovremo allenarlo. E poi abbiamo Bors che... Oh, Gesù. Ok, dicevo. Poi abbiamo Bors che ha difesa, ma importa poco in virtù del fatto che... questi picchiano da morire. Basta guardare il suo soldato. Già 16. Che non è l'ideale, per ovvie ragioni. Dunque, cosa abbiamo qua? Al momento è sufficiente. Indebolire sto tizio che probabilmente andrà su Erika in virtù del fatto che le fa più male rispetto a Sote. Sicuramente. Ok, poi. Il grosso problema, onestamente, è più che altro. Oh, scusate, devo sistemare le opzioni. E rimane verde. Allora, 13. Sì, poi muore. La questione è che non combino chissà che poi. Come fare? Ah, lo so. Ok. Innanzitutto dobbiamo indebolire lui. Prendere un colpo. E va bene, ci sta. Ora, la questione con i cavalieri è che hanno canto, quindi Lance può semplicemente ritirarsi qui. Poi cambiamo una spada, gli rubiamo un unguento. Finiamo il soldato. Lo sapevo! Almeno non devo prendere danni inutili. C'è di buono che... No, aspetta. Già, è vero. Lo ammazzo. Speravo di non prendere danni inutili, ma... Sfiga. E mi hanno preso subito. Evviva. So per certo che Erika non deve rimanere nei paraggi quando arriveranno i rinforzi da dietro. Ah, sembrerebbe che in ogni caso attaccano Lance, il che va bene. Eccoli. Come vedete ci sono dei Pegasi lassù adesso. Ed è venuta gente da dietro.
Non c'è molto da dire, eccetto che questo particolare cavaliere ci dà la possibilità di dimostrare come rubare la roba, diciamo. Per adesso voglio mettere Sote sulla fortezza. Oh Gesù. Niente, oggi sbaglio tasti. Allora, mettiamo card perché altrimenti ho uno svantaggio contro le lance. Nel frattempo Erika scappa. Usa un unguento. Non so neanche se riesco a scappare da sto tizio. Scopriamolo. Mi piglia lo stesso, guarda qua. Mi ha preso. Ovviamente. Magari proprio perché mi ha preso possiamo sfruttare. Oh, è scappato. Oh no, non scappare. Vabbè, come vedete non. Oh, vabbè, comunque come vedete non c'è svantaggio se uso card. E Santa Maria sto mancando di tutto oggi. Sì, tipico di Sot, niente velocità, ok. Almeno questo l'abbiamo tolto di mezzo, il che è buono. Voglio sicuramente eliminare il Pegaso subito. Per sicurezza Lance usa un unguento, che è col cavolo che perdo ora. Ok, allora, se dovrebbe essere sicuro piazzarsi qui. Non dovrebbero arrivare a me, in teoria. Giusto? Esatto. Quindi non mi serve neanche mi curo. Per questo round uso la spada d'acciaio. Adesso questo tizio scapperà verso il forte, ma non è un problema. Non abbiamo paura del tizio. Per ora aspettiamo. Quello scappa, quello va addosso a Lance. E mi riprende di nuovo. Sempre uno spasso. Oh, bel critico. Purtroppo Lance non ha la difesa per infilarsi davanti alla fortezza perché ci sono un paio di soldati. Oh, santa Madonna, Lance. Ah. Beh, tu sei morto. Easy. Altro livello per Sot. Sot sale in fretta. E prima piglia velocità, prima sono contento, perché porco cane sti livelli. Solo il primo suo è stato buono. E mancare degli 80 mi ha rallentato. Ok. Quello ha una scure. Pff, quello si può lasciare in vita tranquillamente. Lui giustamente usa un giavellotto. Mi prende, va bene, pazienza. Oh, per l'amor di Dio. Già arrivati. Quasi quasi mi pianto Erika sulla fortezza e vedo che succede. Per adesso vediamo, riesco a tenere un colpo dal soldato? Sì, credo di sì. 6 di difesa, almeno quello. A malapena lo tengo. Ci leviamo dalle balle questa. L'importante è che attiriamo un po' di gente con calma. Ora,
Ho detto che avrei dimostrato come si ruba. Essenzialmente i requisiti sono una forza sufficiente a mitigare il peso dell'arma che si vuole rubare. 1. 2. Bisogna che tale arma non sia equipaggiata, quindi se io volessi rubare a sto cavaliere non potrei rubargli il giavellotto. E 3. Bisogna chiaramente essere più veloci del bersaglio, quindi noi riusciamo a soddisfare queste tre condizioni e possiamo rubare sta spada. Beh, mi ha preso subito, ok. Buono, buono, allora. Scure, irrilevante. Per adesso vogliamo il giavellotto morto. Ora possiamo ritornare sulla fortezza. Uccidere il tizio. E il tizio con la scure non serve che gli stiamo troppo dietro. Oddio. E andiamo di card. Almeno non ha buone chance di prendermi. Ok, questo mi piace già di più, anche se sono solo tre statistiche. Una cosa che dovrei menzionare. Come vedete qua, non c'è la resistenza. Questo perché la magia determina appunto sia il danno magico che la resistenza in questa hack. È il caso di specificare tale cosa. E curati. Meno male che ho deciso di muovermi. Allora, vediamo se riusciamo a prenderlo. Oh, Bors, combina qualcosa per favore. Ok. Allora, questo va su Erika. Almeno credo si muova lui per primo. Perché scusate, se non si muove lui per primo sarò leggermente deluso. Andiamo avanti. Qui abbiamo tutto sotto controllo al momento. Quello va sulla fortezza, interessa poco. Aia. Ok. E qua la scure, 12. Ok. Sì, Sote, muoviti però. Scusate, vado un pochettino di turbo adesso. Allora, serve acciaio, quindi facciamo acciaio. Hai servito con onore la tua patria, cavaliere della rara caso. Lens è curato. Per sicurezza dovrei curarmi. Allora, ecco quello che facciamo. Questo soldato deve andarsene. E quindi devo non mancare un 80. Ok, bene. Poi perché no, ci buttiamo qui. Ci infiliamo qua. E usiamo e scambiamo a una spada. Quello si cura lì, importa poco. Qui ho dovuto prendere un rischio abbastanza grande, ma è andata bene. Ok, in questo già mi fido di più. Ora non mi fido più. Se mi avesse preso, il soldato si sarebbe infilato dentro e mi avrebbe ucciso sicuro. Forza, dammi forza. Ok,
Mi serve forza solo per farti tenere una spada di ferro. Cavolo. Oh, forse era troppo lontano quel coso lì. Quel soldato. No, che non era lontano. Perché non ti sei mosso? Ah, strano. Probabilmente per via dell'ordine dei turni, ma non. Boh. Strano, molto strano. Vabbè. Lance deve tipo battersela. Ok. E poi mandiamo boss a gestire il soldato. Livello d'arma, ok. Già piena vita, ok. Nel frattempo il signor Scure muore. Ok, lo sprite era strano lì. Che è successo? Vabbè. Ah già, c'è quel tizio ancora laggiù. Neanche mi ricordavo a momenti. Oh, hai schivato, Bors. Congratulazioni. Ora dammi un livello decente. Almeno tu. Ok. Velocità di difesa, lo prendo. Scusate, controllavo una cosa. Ok. Chiaramente ancora non doppio, però posso probabilmente passare un'uccisione, quindi. Lo pizzico ancora un po'. Bene, bene. Questa è andata, un altro livello per Lance. Speriamo che sia migliore del primo. Non lo era, ma va bene, difesa. Sto Lance. Vediamo un po'. Beh, qui abbiamo finito, quindi. Sote è tardi per farlo partecipare in qualsiasi cosa, quindi c'è poco da dire. Sto tizio prima o poi verrà fuori. E noi lo facciamo schiantare su Erika, mentre Lance si cura. Coraggio. Non ho fretta, amico. Oh, bravo, vieni qua. Ok. Per fortuna ho abbastanza danno per farlo fuori. E un'ulteriore occasione per dare un livello a Erika. Sta forza che è ancora base. Porco cane. E mi ha preso a 21. Ah, devo sprecare altri turni per curarmi adesso. Oh, santa Madonna. Magia, veramente? Ok, allora. Odio dover fare una cosa del genere, ma credo che prenderò Erika e la porterò sulla fortezza. Faccio un veloce salto fino al momento in cui bisogna ingaggiare Breghe. Torno tra poco. Ok, ci siamo. Come vedete, è abbastanza vacillante. Però riusciamo a tenere un colpo almeno. Ok, vediamo come va. Au. Bello. Ok. Almeno non devo buttare altri unguenti. Altro livello per Erika, ulteriore. Forza, ti prego. Ma perché magia? Ma cosa serve la magia? Ma perché? Perché? Ma dimmi perché. Ma spiegami perché. Ah. Poi andiamo alla corte, bla bla. Basta che ti muovi. Vai. Ok, questa, se non sbaglio, è Fury di Genealogy of the Holy War. Oh, non volevo skippare, cazzarola.
Vabbè, non importa, dovrebbe funzionare lo stesso. Questo è Karin di traccia 776, che è il quinto, quello dopo Genealogy e prima di Binding Blade. E abbiamo finito. Bei critici. Ok, per il momento abbiamo finito. Questo era Fire Emblem Midori e io sono Shadoyoshi. Se il video vi è piaciuto, se volete vedere di più, lasciate un commento, mettete mi piace o iscrivetevi al mio canale. Detto questo, però abbiamo concluso, perciò ci vediamo come sempre in un prossimo video. Bella!